Ciao ragazzi di Mister in Borsa Caccia di Dividendi, sono Lorenzo, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di rendimento. Allora, in tanti a volte mi chiedono, anche in privato succede, ma cos'è un rendimento? Allora, ovviamente la risposta è che chi mira a ottenere un rendimento deve per forza di cose investire. Perché se io lascio i soldi sul mio conto corrente, ovviamente l'inflazione mi mangia il valore stesso del capitale e non ottengo nessun rendimento, perché ovviamente per la situazione attuale dei tassi nessuna banca può concedersi di offrire un rendimento che vada quantomeno a coprire l'inflazione. Perciò il concetto di rendimento non va confuso con quello di rendita. Il rendimento è la variazione nel valore apportata da un prodotto di investimento e per questo possiamo dire che esiste anche un rendimento negativo. Le fonti di rendimento sono due. Uno, guadagni un conto capitale o capital gain e due, flussi di cassa. Sul medio termine hanno la stessa importanza. Mentre sul lungo termine, il secondo, ovvero i flussi di cassa, sono più importanti del capital gain. Si parla di capital gain o capital loss in caso di perdita in conto capitale quando il valore di mercato del titolo cambia. Quindi, ovviamente, quando le azioni, le obbligazioni, i nostri fondi, i nostri ETF vanno su e giù, quando il loro prezzo sostanzialmente oscilla nel tempo. Si parla invece di flusso di cassa quando il titolo ha maturato delle cedole, se si parla di un'obbligazione o dei dividendi, se si tratta di un'azione o di ETF, oppure ha riconosciuto un interesse nel caso, come abbiamo detto prima, di un conto corrente, di un conto di deposito, che attualmente purtroppo hanno interessi molto molto bassi. Il rendimento complessivo quindi è la somma di queste due componenti, ovvero dell'eventuale capital gain o capital loss, quindi di un valore negativo, e del flusso cedolare o del flusso di dividendi. Se un'azione, ad esempio, che ho comprato a 100, viene venduta a 107 e nel frattempo ha staccato un dividendo di 3 euro, viene da sé che il rendimento totale è stato di 10 euro. Se invece l'azione che ha staccato 3 euro di dividendo viene venduta a 99, il rendimento è stato di 2. Questo proprio semplificando al massimo le cose. Esistono poi prodotti di investimento che vanno a seguire l'andamento, magari delle materie prime, come può essere quello dell'oro, quelle magari sul petrolio, i classici ETC. Allora, in quel caso non c'è chiaramente un flusso di cassa, ma si viene a conoscere soltanto la variazione in conto capitale. Un altro esempio, in questo caso sono le azioni chiaramente che non distribuiscono dividendi, ad esempio Amazon, Google, ovvero Alphabet, Tesla, ma tante tante altre. Esistono poi le obbligazioni irredimibili o perpetue, in Italia insomma poco note, che danno solo un flusso di cedole. In tutti gli altri casi quindi il rendimento è misto, ovvero guadagno in conto capitale più flusso di cedole o dividendi. Ovviamente tutto questo comporta un rischio. Il rischio può essere considerato negativo e positivo. In realtà noi solitamente diamo un'accezione negativa alla parola rischio. Nel mondo della finanza però il rischio può essere appunto di perdere soldi, ma può essere anche il rischio di guadagnare soldi. E i mercati ci insegnano che nel lungo termine chiaramente prevale il rischio di guadagnare soldi. Proprio per questo, se possibile, in base ai nostri obiettivi finanziari, bisognerebbe cercare di allungare l'orizzonte temporale degli investimenti proprio per aumentare la possibilità che il rischio sia di guadagnare. Infatti, se andiamo a vedere i grafici dei mercati azionari, magari a 6 mesi, un anno,
può accadere, a volte di vedere cali molto molto violenti, anche nell'ordine del 30, 40, 50%. Se noi invece allunghiamo l'orizzonte temporale a 10, 20 anni, è difficile vedere un mercato nel suo intero che in 10, 20 anni sia negativo. Sono veramente casi eccezionali. Anche per coloro che dicono: ah, io non voglio rischiare, mi butto sui bond, sulle obbligazioni, sui BTP. Allora io dico: ok, sicuramente se io mantengo un'obbligazione fino alla scadenza, so esattamente quanto guadagno. O, visti i tassi attuali, potrei dire anche: so esattamente quanto perdo. Tanto per dire, il bund tedesco al momento ha rendimenti negativi a 10 anni dello 0,4-0,5%, insomma robe da matti. Mentre invece il decennale italiano, il BTP, ha rendimenti di poco superiore allo 0,5 lordi. Allora, sicuramente qui il rischio visto fino alla scadenza è sostanzialmente pari a zero, salvo chiaramente default dello stato emittente. Però esiste anche il rischio di non guadagnare, perché rendimenti di questo tipo possono essere, e probabilmente lo saranno, mangiati totalmente dalla inflazione. Inoltre, se andiamo a vedere la volatilità di un titolo di Stato a lunghissimo termine e lo confrontiamo con la volatilità di un'azione stabile, magari come può essere quella di una Dividend Aristocrat o comunque di un fondo azionario, possiamo vedere che tutto sommato non c'è tantissima differenza. Vi consiglio di andare a vedere magari il classico BTP 2067, il cosiddetto Matusalem, e di confrontarlo con un indice azionario. Vedrete la altissima volatilità. Voi direte: ok, adesso siamo in fortissimo guadagno, i tassi sono a zero, non potrebbe essere altrimenti, ma c'è stato un periodo, neanche tantissimi anni fa, che, durante il quale il BTP aveva perso anche il 20% e oltre. Quindi andatevi a vedere il grafico e valutate effettivamente i rischi che ci possono essere anche in un investimento obbligazionario. Allora, ragazzi, io direi che siamo giunti alla conclusione di questo video. Abbiamo messo tanta carne a fuoco, abbiamo parlato di rendimento, abbiamo parlato di rischio, abbiamo parlato dell'importanza anche delle cedole e i dividendi, dei dividendi per creare rendimento. E come ho affermato all'inizio, e questa affermazione l'ho fatta io, ma soprattutto l'ho presa da un libro che ho qui sott'occhio, che si chiama Investire con testa e cuore. Se volete, nella descrizione a questo video trovate il link alla mia pagina Amazon con i consigli di tutti i libri, e c'è anche questo libro. Se volete, lo potete acquistare, non costa tantissimo ed è veramente interessantissimo. Parla di finanza comportamentale, e proprio in questo libro si diceva che il grosso dei rendimenti alla lunga derivano proprio dai dividendi, che purtroppo qualcuno, sbagliando, scredita, e invece abbiamo visto che tanto ci aiutano a creare un flusso di reddito passivo. Bene, dai, un caro saluto a tutti da Lorenzo. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate il like e l'iscrizione al canale. A presto e ciao!